To have this event at the beautiful Freedom Tower and to work with the Miami-Dade College Wolfson campus, who appreciate very much this exchange between the two cultures, the Italian culture and the American, and it's a great platform for their students to learn about hospitality. So it's a second year that we've been doing in here, and it's a relationship that will be ongoing throughout the year. Again, it's not just about the wines or just the food. It's a cultural exchange between the two countries of the U.S. and of Italy, of course. The Italian Chamber of Commerce has been very crucial in bringing the agricultural and the food element to this tasting. So we're very happy to be able to showcase some products that are specific to Italy, specifically like some the olive oil, the pastas. So it was great to have them and to have authentic Italian participate this year. I think it was a great event. We had about 400 people from the trade, from Miami trade, from restaurants, to media, to importers, distributors. Camera di commercio si possono fare grandissime cose, c'è estrema serietà, intenti comuni, un processo che fa anche un po' di marketing come autentica all'Italia, eventi mirati che non sono i soliti eventi per far spendere soldi, ma veramente i contatti possono essere molteplici. Questo non significa garanzia di vendita, ma sicuramente questi contatti porteranno a qualcosa con un giusto partner, con la serietà e l'impegno sul lavoro. Io penso che sia un grande programma, veramente utile, perché spazia non solamente dalla ristorazione alle scuole, alla presenza in tanti settori, anche incontrando delle persone, un tipo di società che non conosce la cultura italiana e non conosce il benessere dell'alimentazione italiana. Il progetto di Authentical Italian è un progetto molto interessante perché sta cercando, e io credo con successo, di presentare la cucina mediterranea, dietro la cucina mediterranea ovviamente la cucina, i prodotti e gli alimenti italiani, a un pubblico molto particolare, i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole americane pubbliche in particolare, perché attraverso questo progetto sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e attuato dalla Camera di Commercio Italiana di Miami, si sta realizzando proprio attraverso la presentazione di questo Authentical Italian Food presso le scuole, che sono poi la fucina della creazione di una conoscenza del cibo sano attraverso i bambini e quindi attraverso le famiglie, attraverso gli insegnanti, i tutor, e quindi credo prospetticamente non solo a livello di promozione della salute e dell'alimentazione, ma anche dell'esportazione dei nostri prodotti. Buongiorno, io sono Andrea Tosolini, vivo qui negli Stati Uniti da circa 20 anni e da 15 anni importo specialità alimentari italiane, quindi importo e distribuisco prodotti di alta qualità, ad esempio la pasta di Campofilone, oli extravergine di oliva di qualità, li importo e li distribuisco a negozi specializzati. Mi fa piacere essere qui e avere l'opportunità di incontrare consumatori americani, parlare con loro. Per noi credo che il mercato di Miami sia diventando sempre più competitivo e sofisticato, quindi è fondamentale per noi cercare sempre prodotti innovativi, nuovi per il mercato americano, di alta qualità, e quindi eventi come questi ci permettono di
continuare a monitorare il mercato e ricercare nuove opportunità in termini di prodotto di fornitori. Siamo molto felici di questa collaborazione con la Camera di Commercio e di aver avuto l'occasione di coinvolgere sia alcuni ristoranti italiani molto anche innovativi su Miami, sia quelli consolidati, e poi di avere alcune produzioni particolari italiane che nessuno ci può alla fine copiare, come dell'aceto balsamico. In the middle of downtown with 80 degrees in Miami hot weather, we have Italy at its best.